Ci troviamo presso le sale dello Charme di Santa Fosca, in pieno centro storico a Venezia, in occasione di una mostra veramente affascinante, quella dell'artista ucraino Oswald. Opere particolari quelle del pittore, perché non sono realizzate secondo una determinata modalità esecutiva, bensì rispondono ad un'esigenza interiore, ad un'esigenza intima del cuore. L'artista, attraverso un percorso spirituale, stende sulla tela i colori creando delle forme. Chiaramente sono forme archetipiche dove la geometria non è casuale, la geometria non è per nulla insensata. Tutto ha un senso. Chiaramente l'accostamento di queste forme geometriche, che a volte sembrano ripetersi, l'accostamento di questi colori che assumono strane atmosfere pigmentose, danno origine ad una manifestazione visiva che deve sollecitare il bene interiore, il bene fisico dell'osservatore. Quindi è un'opera taumaturgica, un'opera che ha una potenzialità energetica tesa a guarire, a lenire i mali dell'uomo. Attraverso quindi questa rappresentazione l'artista travalica il dato oggettivo, si avvale, come dicevo prima, di una geometria che potremmo definire sacra, potremmo definire divina, e di un colore altro, il tutto sapientemente amalgamato per dare origine a una dimensione sia estetica sotto il profilo visivo, in quanto si possono notare i sapienti accostamenti, sia interiorizzata, quindi opere, lavori che danno forza, danno vitalità, appunto un forte potere taumaturgico. In quest'opera, infatti, dal titolo Sensazione dorata, si vede una ripetizione quasi modulare di quadrati inscritti all'interno di altri quadrati. Quali sono i colori che emergono? Sono quasi i colori primari, il rosso, il giallo, il blu, alternati con altri colori, in particolar modo l'oro. Quindi un amalgama sapientemente curato, proteso appunto a far sì che l'osservatore, osservando quest'opera in questo senso orizzontale, possa trarre beneficio. I colori appunto hanno una inferenzialità all'interno dell'anima, travalicano la dimensione retinica per diventare emanazione spirituale. Come si è detto poc'anzi, il colore e le forme hanno una dimensione altra, un valore emotivo, ma soprattutto un valore interiore. In questo lavoro, tra l'altro i lavori sono tutti tele dipinte, ma usare il termine dipingere è relativo, in quanto sono opere realizzate con le mani dell'artista. L'artista lavora sopra la tela, sembra quasi quindi togliere il mezzo del pennello per diventare egli stesso strumento attraverso le sue dita per poter creare, generare energia. In quest'opera appunto, dove il colore è sapientemente steso, appunto dicevo prima con le mani, quindi si potrebbe dire non solamente steso ma anche impastato, fatto scorrere, dicevo, quest'opera dal titolo L'inizio di una nuova era è interessante perché questi colori toccano dimensioni filosofiche e religiose altre da quella dimensione filosofica e religiosa occidentale, quindi qui ci possiamo tranquillamente avvicinare a quella dimensione che tocca per esempio il mondo dello yoga e tocca per esempio il mondo delle religioni orientali, religioni e movimenti filosofici e anche teologici protesi alla dimensione interiore più che a quella esteriore, e quindi questi colori hanno questa valenza, una valenza appunto fortemente interiore, fortemente del cuore, fanno prevalere la dimensione del cuore più su quella psichica, quindi tutto non è razionalità, bensì armonia e sentimento.